Ciao a tutte, oggi parliamo del tonico, a cosa serve e come usarlo. Anche se questo prodotto è spesso trascurato, ha una funzione molto importante, ovvero quella di riequilibrare l'acidità che la pelle ha naturalmente, in vista soprattutto della durezza che la maggior parte delle acque di rubinetto ha, molto ricche di calcare. Senza accorgercene, lavandoci semplicemente il viso senza passare il tonico, lasciamo infatti sedimentare il calcare. Il tonico dunque non solo lo elimina, ma permette di far penetrare meglio e in maggiore profondità i principi attivi dei prodotti che si applicheranno successivamente come siero o crema sulla nostra pelle, e a lungo andare gli effetti si vedono e come. Questo vale anche in relazione a prodotti come il latte detergente, di cui spesso non si conosce veramente l'aggressività e che lascia sempre e comunque dei residui in superficie. Il tonico perciò toglie anche a fondo ogni residuo. Può avere molti benefici e ormai è disponibile in moltissime tipologie, che vanno da quelli più delicati e lenitivi fino a quelli con proprietà purificanti. Esistono quelli con formule sempre a base d'acqua, ma arricchiti di sostanze utili per la riparazione della pelle, antiossidanti e tonificanti, che hanno anche una funzione distensiva o antirughe, ideali quindi per pelli mature. Usare il tonico significa anche ripulire ancora più in profondità la pelle dopo la consueta detersione, eliminando con un gesto finale gli eventuali residui di impurità che possono rimanere sul viso e richiudendo i pori. Ma l'avreste mai detto che oltre ad essere un ottimo alleato per completare la detersione della pelle e riequilibrarla, può esserlo anche per incrementare il suo benessere? Infatti, un altro uso più sospettabile del tonico è quello che se ne può fare nella propria make-up routine. Questo cosmetico può contribuire molto non solo ad idratare e lenire la pelle, ma anche a far durare di più il trucco. Molti make-up artist consigliano a questo proposito di nebulizzarlo a trucco finito, per fissarlo prolungandone ancora di più la durata. In questo caso ha una funzione protettiva, creando una barriera che uniforma la pelle e i pori. Infine, applicato come impacco con delle veline o sulle classiche maschere di cotone per 5 minuti nel caso dei tonici purificanti e 10 nel caso di quelli lenitivi, fa da maschera di bellezza. Questa coccola darà un immediato e percettibile comfort alla pelle, che apparirà più luminosa e distesa. Per completare la vostra detersione, usate il tonico e non sconsideratelo, altrimenti la pelle, per riformare naturalmente il suo film protettivo, ci impiega quasi 4 ore e in questo tempo fa un super sforzo, accelerando il processo di invecchiamento. Ci rivediamo al prossimo consiglio di bellezza, seguitemi sulla mia pagina e scrivetemi i vostri dubbi a esteticasintonia@gmail.com. Grazie e a presto!